Abruzzo Pescara, siamo in piazza Salotto con Angelo Romeo, nipote diretto di Nicola Romeo. Tutti non sanno che mio nonno aveva la patente ma non sapeva guidare la macchina. Sembra una stupidaggine. Bellissimo. Io generalmente sono solito parlare della famiglia Romeo e non, diciamo, della fabbrica automobilistica Alfa Romeo, che ha avuto i suoi periodi migliori nell'anno in cui la gestione era di mio nonno. Comunque, a parte quello, parlo di mio nonno perché è una persona venuta dal nulla e con le sue forze è andato a creare un mondo completamente, diciamo, avveniristico, perché lui, diciamo che i soldi non erano la sua ragione di vita. La sua ragione di vita è andare avanti e creare qualcosa che nessuno aveva mai fatto. Tra i primi anni di vita di mio nonno ci stanno degli aneddoti che lui ha tramandato ai figli, e io l'ho saputo tramite uno dei figli, che era mio padre, insomma. Lui, quando era piccolo, non aveva i soldi per prendere il tram, e allora si attaccava dietro, come dicevano, attacca dal tram. Lui stava dietro perché doveva fare delle tratte lunghe, e finché una volta il bigliettaio gli disse: perché tu continui? Io ti vedo sempre che tu prendi gli attacchi, però stai sempre a vedere delle cose, leggere. Dice sì, perché dice: io sto studiando, però non ho i soldi, perché i soldi o li adopero per i libri o li adopero per prendere il tram. Allora questo signore disse: va bene, allora d'ora in poi tu, quando arrivi, entri, ti metti vicino a me e fai quello che devi fare. E lui studiava, faceva cose. Dopo diversi anni, diciamo, lui aveva questa industria ferroviaria nella quale lui promuoveva diciamo la trazione elettrica nei treni, che invece erano a vapore. Un giorno si presentò un signore nella fabbrica dicendo alla segretaria: dico, guardi, io conosco l'ingegner Romeo, vorrei parlare con lui. Dice: ma lei chi è, ha un appuntamento? Dice: no, io non ho... Dice: vabbè, io provo, non gli posso garantire niente, però aspetti un attimo qui. E lui ha aspettato, poi è entrato mio nonno. Quando la segretaria disse: c'è un signore che dice che la conosce, perché gli ha spiegato un po' quello che era successo, e lui ha detto: lo faccia entrare. Questo signore entrò con il figlio, dicendo per poter raccomandare il figlio per un lavoro. E lui gli disse: forse lei non si ricorda. E lui gli disse: io mi ricordo benissimo. E se lei ha qualche problema me lo dice e vediamo di risolverlo insieme. Così, dopo aver parlato e ricordato i bei tempi, lui fece, praticamente assunse il figlio. Questo figlio, entrando dentro, è stato messo nell'altra fabbrica di mio nonno, che era l'industria aeronautica Romeo, che pochi conoscono. In quella fabbrica c'era mio padre, che faceva un impiegato normale, lavorava come tutti gli altri e faceva il suo. Quindi quando una volta... Esatto, questo signore si chiamava Fabozzi Umberto. E quella storia che Henry Ford... Beh, Henry Ford era un personaggio che conosceva tutto quanto, e visti i risultati dell'Alfa, diciamo le cose, l'Alfa era l'unica che per esempio esportava in America. E facendo un'intervista parlavano dell'automobilismo, dello sport automobilistico, e lui dice sì, dice, perché c'è l'Alfa Romeo che quando passa un Alfa io so che i risultati sono quelli che sono. Quindi, insomma, tanto mi faccio tanto di cappello, perché era una macchina vincente. Allora, ringraziamo Angelo Romeo per averci raccontato queste storie di famiglia, queste storie umane, anche tecniche, però a noi interessano più quelle umane, giusto? Sì, no, anche perché sarebbe anche uno sprone per chi sta vivendo questi nostri tempi in cui la meritocrazia sta finendo sempre più in basso, perché noi italiani avremmo tante di quelle risorse che non... Ma sinceramente
noi siamo unici al mondo, però riusciamo a distruggere questo titolo e faccia. Angelo, staremmo ora a parlare con te, dai, è stato un piacere. No, vabbè, è stata una discussione così amichevole, grazie. In cui si illustra una persona che ha fatto delle cose che molti, queste cose molti non le sanno, ma fanno capire il personaggio che cosa ha passato per arrivare a un'intervento. Ok, grazie Angelo Romeo, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi.